Wow. Oh, buongiorno Adri, buongiorno Vanessa. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, dobbiamo sottolineare una cosa molto importante. Ultimamente ci stiamo affacciando e stiamo avendo ospiti dei grandi artisti e ancora oggi continuiamo questa. Settimana scorsa ho detto una vena, mi sento davvero una vena artistica. Del resto, essendo innamorato è questa verità. E oggi continuiamo. Questa dimostrazione, il video di presentazione di oggi di una performance straordinaria e il nostro ospite naturalmente sarà lei, anticipiamo una lei. Sì, ci vuole un po', Ci vuole un po'. Poi io allora, ci siamo, quindi... Aspetta, io ci tengo a dire che si fa questa cosa perché... La profondità della persona è essenziale per diventare grandi e queste persone ci stanno portando un ambito proprio interno che è necessario per la crescita. Quindi ragazzi, antenne alzate, sentite queste meraviglie, vi presentiamo a Sandra Miranda Pattin. Prima la sigla e Sandra poi con noi. Vai! Eccola con noi oggi, ciao Sandra. Ciao, Sandra Miranda Pattin. Così. L'hai detto benissimo, grazie per l'invito ragazzi, è bellissimo stare qui con voi. È un piacere nostro. Benvenuta. Vogliamo mantenere alto il livello. Quindi... Grazie, cercherò di fare il mio meglio. Sandra sei di grande aiuto, sicuramente. La dimostrazione è già il primo... breve video che abbiamo mandato di una delle tue grandi performance. Grazie. Vai, ci vuoi raccontare un po' di questa performance? Ok, iniziamo da questo. Allora, fondamentalmente il mio lavoro si basa molto sul fatto che io sono convinta che solo quando un pensiero attraversa il corpo diventa reale, mentre rimane nella nostra mente è sempre editabile, manipolabile e anche dimenticabile. Quindi la vera comprensione arriva soltanto quando io faccio un'azione con questo pensiero, lo porto qui nella realtà a uno spazio fisico e riesco ad osservarlo con chiarezza. E quindi tutte le mie azioni performative sono basate su questo. Come faccio a veramente capire una riflessione? Perché io ne posso anche parlare, però se non la capisco fisicamente forse non arriverò a una vera profonda comprensione. Questa azione qui è stata fatta con un'altra performer, Nina Bensko, un'artista tedesca, e abbiamo riflettuto molto sui legami con gli altri, quanto potere diamo agli altri di invadere il nostro territorio sacro. Quindi avevamo, eravamo legate da una treccia molto lunga, di circa 10 metri, e l'inizio dell'azione è stata tagliare la treccia a metà, ognuna consegnava la treccia propria all'altra e quindi mentre io tagliavo la sua treccia, lei tagliava la mia, è stata un'azione che è durata moltissime ore e praticamente era, mentre si accorciava la treccia, chiaramente il nostro spazio vitale di muoverci in questa stanza diventava sempre più piccolo. E quindi cominciavi a sentire che voleva dire che l'altro avesse il controllo, no? Dei tuoi movimenti e della tua libertà di muoverti in uno spazio. Chiaramente l'azione finisce nel momento in cui tutta la treccia viene tagliata e quindi siamo, diciamo, ci liberiamo l'una all'altra di questo legame probabilmente non tanto sano che però spesso possiamo fare nella vita, nel lavoro, con le persone. Sai, ci sono tanti modi di pensare, no? I legami nella vita. Questo è un po' l'introduzione di questa azione. Wow. Questa sarebbe... Era una domanda che ti avrei fatto più in là, ma visto che siamo già entrati... Nel vai. Chiaramente in ogni tua opera, in ogni tua performance, c'è un messaggio implicito. Allora, sono ogni volta diversi o il messaggio che vuoi trasmettere è sempre questo? Allora, ovviamente diciamo, ogni riflessione ha una sua specificità, Però devo dire che io parto sempre dal fatto che il corpo è un territorio di trasformazione e forse è l'unico territorio di trasformazione reale, no? Fisico, visibile, no? A volte penso e chiedo questo agli altri. Come sarebbe se ogni volta che io giudico me stessa, anche solo mentalmente, mi dipingessi una crocetta sulle braccia? Quante crocette avrei alla fine del giorno, no? E questo sarebbe visibile. Quindi corpo come territorio di trasformazione, però diciamo che c'è un orientamento che è comune ed è che questo per me è un modo anche di guarire, no? Perché una volta che arriva la comprensione inizia un percorso di guarigione su se stessi e quindi una crescita spirituale, personale. Forse questo è l'orientamento che quasi tutte le azioni hanno un po'. E poi dall'altra parte, molto legato, ed è interessante che io ho riflettuto molto sul fatto che gli esseri umani abbiamo bisogno di ritualizzare le cose per renderli reali, no? Quindi la gente si sposa perché sia reale, anche se magari stanno uguali insieme, no? Ci sono tutti questi riti di passo nel mondo, in tutte le culture, e non sono perché senza questo rito non sia reale, però abbiamo bisogno di ritualizzare le cose perché diventino reali e abbiano un significato, no? Quindi questo è un po' l'orientamento delle cose. Quando io voglio ritualizzare una cosa, quando voglio offrire una riflessione, allora l'atto performativo diventa proprio un canale per poterlo comunicare in modo molto potente, no? E immediato. Puro coaching questo. Sarevi dopo, Adri, sarevi dopo. Quando è che hai cominciato a percepire Sandra artista? Io credo da piccolissima, anche se da piccolissima ero più orientata verso la scrittura. Quindi io tipo ero una bambina un po' strana, devo dirlo, perché io mi rinchiudevo nella mia stanza a scrivere poesia. Questa era la mia grande passione, scrivere. E poi mi ricordo che, meno male, mia madre mi ha dato una grande libertà nel muro della mia stanza, perché lì ci facevo delle installazioni temporanee a seconda della poesia che stavo scrivendo. Beh. Poi più avanti, diciamo, mi sono avvicinata molto da ragazzina al teatro, perché qualcuno mi ha detto: beh, tu con tutta questa espressività, muovi le mani, con questa voce molto ampia dovresti fare teatro. Ho detto: ah, interessante. E beh, non per niente alla fine sono finita a fare un lavoro molto fisico, usando il corpo, diciamo, come mezzo di espressione. E poi a un certo punto in realtà è arrivata la consapevolezza di voler fare un percorso più di arti visive e capire lì quale poteva essere il mio orientamento. Senza abbandonare mai la scrittura, però inizialmente il gesto della scrittura è stato il mio primo atto creativo. Bello, bello. Riferimenti artistici e culturali che ti hanno condizionato? Ok, allora, nel mondo proprio delle arti, così direi Marina Abramovic, perché ovviamente lei è stata un po' la madre di questo genere, ha sicuramente permesso avere una definizione vera su questo tipo di arte. Sicuramente lei moltissimo, però posso dire anche che ci sono stati altri artisti, non necessariamente dal mondo proprio delle arti visive. Anche perché poi qualcuno citalo veramente, perché abbiamo una lista infinita di artisti di livello mondiale, veramente molto importanti, con la quale Sandra ha avuto modo di lavorarci assieme. Quindi. Sì, allora sicuramente altri che mi hanno segnato moltissimo, per esempio sono Regina José Galindo, un'artista guatemalteca interessantissima, anche lei fa performance, con cui ho lavorato, ho avuto questo onore. Sicuramente Joan She, un'artista cinese meravigliosa, anche lei diciamo, ha iniziato una grande rivoluzione nel mondo dell'arte per le donne in Cina, con cui ho lavorato e tuttora collaboriamo. Sicuramente influenze di un altro genere, di crescita più professionale, Cristo e Jean-Claude, David Hockney, che è stato il mio primo lavoro veramente importante della mia vita. Avevo, penso, quasi 20 anni e ho avuto l'opportunità di lavorare con lui mentre stava facendo un giro di conferenze sulle sue ricerche del mondo dell'arte qui in Italia. E poi però dovrei anche far menzione di alcuni scrittori che veramente mi hanno in qualche modo segnata molto, due colombiani che sono Héctor Abad Faciolince e Gabriel Garcia Marquez, devo dirlo, anche se a tutti piace, però a me veramente, veramente potentemente mi ha segnata. E poi Murakami, scrittore giapponese, che veramente anche lui, cioè io vorrei vivere in uno dei suoi libri, e ogni volta che smetto di leggere un libro suo ho una depressione di una settimana perché non posso accettare che il mondo non sia così strano come nei suoi libri. Bello, bello, bello. Senti Sandra, visto che hai parlato della Cina, questa bellissima artista, ci racconti, perché sappiamo che hai fatto una bellissima esperienza in Cina, ci puoi raccontare un po' su questa esperienza? Sì, allora io devo dire che forse è la cosa più bella che io abbia mai fatto nella mia vita, perché mi sono sentita parte di qualcosa di molto più grande, di me stessa o di quel mondo dell'arte dove magari uno si muove. Perché chiaramente, come sapete, Cina è un paese straordinario, potentissimo, con una grande cultura, però dove, diciamo, è molto difficile portare avanti temi come le differenze di genere, i diritti umani e anche un discorso dei diritti delle donne. Quindi insieme a Joan She, a Xiao Lu, varie artiste che sono molto rivoluzionarie, devo dire, cinesi. Abbiamo fatto diversi interventi, però il primo è stato molto importante. Abbiamo fatto una mostra al Beijing Center of Arts in Beijing, dove abbiamo portato avanti una serie di conferenze su che vuol dire le differenze del femminismo degli anni 60 a quello contemporaneo, che vuol dire essere femministe oggi, no? Perché questo è un concetto completamente diverso da quello che si poteva vedere negli anni 60, 70, 80, 90, 2000 e così, no? E poi che si potrebbe fare per creare questa riflessione proprio in Cina. È stato interessantissimo, abbiamo avuto anche le autorità che ci hanno vietato di esporre alcune delle opere, le abbiamo dovuto levare perché altrimenti non potevamo aprire questo ciclo di conferenze e mostre. Ovviamente uno, se è straniero, è intoccabile, però io l'ho vissuto, come dire, in prima persona, è stato molto interessante. E avevamo poi una sala piena di... da straniero farlo là viene tutelato. Ti è concesso. Mi è concesso dire quello che io voglio dire. No? Okay. E quindi anche il fatto di queste conferenze che stavamo facendo, chiaramente io mi sono potuta permettere anche di dire cose un po' più... Se fosse uno di loro a farla? Beh, potrebbe... Ci sono quasi tutti gli artisti che si sono permessi in Cina di fare un'affermazione un pochino più, diciamo, profonda al riguardo, sono stati arrestati. Cioè, la stessa Xiao Lu, con cui ho lavorato tantissimo, è stata arrestata 2 volte. Che fa parte dell'espediente, del curriculum, no? E quindi per me è stato interessantissimo vedere centinaia di donne dentro questo centro culturale dove avevamo esposto, moltissime giornaliste, per esempio, che facevano tantissime domande, no? Su questo tema del femminismo, come sarebbe creare un discorso femminista in Cina. E poi tante si sono avvicinate a me alla fine, perché io ho portato anche delle cifre, volevo essere anche statistica, no? Come dire, queste sono le cifre, perché per far vedere che comunque l'Occidente non è tutto questo mondo ideale perfetto per le donne, no? Quindi volevo, ovviamente tutto questo parlando dentro del sistema dell'arte, no? E quindi ho voluto portare un po' di cifre e alla fine tante donne si avvicinavano a me perché volevano avere questo documento e mi dicevano: io avrei tanto voluto scrivere un articolo su questo, però non posso. È stata un'esperienza interessante, però credo che si sia seminato qualcosa con questo. Proprio qui un'esperienza bellissima e che ha dato tanto e sta dando risultati, questo lo confermi. Io apprezzo tantissimo il messaggio che viene dato attraverso delle opere, attraverso delle performance, attraverso l'arte, quindi, e sapere arrivarci in maniera diversa. E io questo lo adoro, cioè, nel senso, perché si può veramente, si arriva si arriva a toccare, a prendere tanto, ok? Uh-huh. Quindi è un messaggio meraviglioso quello che tu, Sandra, riesci e tutti coloro che lo fanno riescono a passare, a far passare, a trasmettere. Quindi con l'eleganza artistica. L'arte è un sinceramente forse è l'unico territorio completamente libero dove possono sicuramente avvenire delle discussioni anche molto difficili, però si possono fare, no? Si possono combattere delle piccole battaglie magari mentali, immediate, che però poi si possono riprodurre, no? All'infinito, ed è ciò che speriamo succeda. Sandra, una domanda, visto che hai parlato un po' dalle donne, dell'uomo, che differenza c'è nell'arte per la donna entrare nel mondo proprio vivo dell'arte? Perché in Cina, lo capisco, c'è questo problema, c'è la difficoltà della comunicazione. Nell'Occidente, come siamo messi? Non tanto bene. Vorrei rispondere diversamente, ma non tanto bene. Diciamo che quelle problematiche che vediamo comunque in tante altre professioni un po' si riproducono anche nel mondo dell'arte, nel senso, vi faccio un esempio interessante. Le gallerie in realtà sono luoghi di donne, perché le gallerie sono più difficili da portare avanti, questo mi permetto di dirlo, sono più toste. E la donna è l'ideale per... magari a questa intraprendenza. Invece il mondo dei musei, delle istituzioni ufficiali, è un mondo di uomini, solo di uomini. Però diciamo che vorrei anche sottolineare un'altra cosa, non è solo un problema di genere, quindi il binomio uomo-donna, non è solo lì il problema è anche sud e nord, perché ancora il mondo dell'arte, o ciò che viene detto del mondo dell'arte, ciò che viene, come dire, consacrato come arte buono, come... ciò che è vero nell'arte viene ancora dettato dal mondo anglosassone, perché è il mondo che ha anche più risorse, quindi noi vediamo tutti i cataloghi, tutte le selezioni importanti, più importanti di tutto il mondo, e ancora non solo ci sono poche donne, ma ci sono pochissimi artisti del sud del mondo, e io compresa l'Italia, compresa la Spagna, Africa non se ne parla, Sud America figuriamoci, e così via. Quindi c'è anche questa grande differenza, queste gerarchie purtroppo molto brutte. Interessante è però che sono le donne il maggior numero di artiste nel mondo, ci sono più donne artiste che uomini artisti, e quindi questo crea ancora più differenze. Si parla di uomo e donna, invece cosa pensi per un giovane artista che, come si può districare oggi nel mondo dell'arte? Allora, un giovane artista innanzitutto, a parte fare, questo è il primo passo assoluto della formazione, bisogna che si crei delle strategie di visibilità. Allora, uno pensa che l'artista, o ha questa idea, tante persone hanno l'idea che l'artista sta soltanto lì nel suo studio a produrre, a dipingere, no. L'artista di oggi è un imprenditore, l'artista di oggi deve investire tempo, energia, testa, formazione in poter arrivare a entrare nel sistema dell'arte. Quindi deve stabilire delle strategie pratiche per dare visibilità alla propria opera. Quindi fa parte di quello, non si può solo pensare, e io vorrei, a me piacerebbe avere uno studio e semplicemente stare lì a produrre arte, però non si può. E quindi l'artista di oggi deve essere un po' promotore di se stesso, deve essere curatore di se stesso, insomma. L'artista di strada come è visto oggi? Cioè, intendi lo street artist tipo graffiti, eccetera? Allora, no, ma in generale, un po' tutte le specie d'artista, nel senso, in generale tutti. In generale. Allora. No, allora io penso che c'è spazio. È sempre un aiuto questo per dare visibilità, comunque serve ancora. È una strategia, però non è l'unica, ed è importante quando si fa queste strategie di capire qual è la strategia giusta per il mio lavoro, perché no, per esempio anche le reti sociali sono una grande strategia. Però non vuol dire che io mi faccio vedere come una rock star, no? Un artista rock star, però nella vita reale non lo sono, no? È chiaro che bisogna essere coerenti e onesti. Quindi ogni strategia è più adatta per un tipo d'artista, per un pittore, piuttosto che per un fotografo e così via. No, sono casi molto specifici, sono cose che io in cui io cerco di riflettere insieme agli artisti su queste cose. Di fatto in questi giorni sto facendo un seminario insieme a Paco Barragani, il curatore spagnolo, in cui parliamo un po' di questo, riflettiamo su quali sono le strategie adatte per ogni tipo di artista per dare visibilità all'opera. E che vuol dire dare visibilità? Vuol dire poter finalmente dire: ciao sistema dell'arte, io sono qua, sono bravo, però mi devi vedere. Sandra va alla ricerca di talenti? Proprio così, di dirti alla ricerca che sia un obiettivo, no, però penso che ci sia una sorta di energia che è sempre attenta, no, a trovare delle cose. Chiaramente io sono una che consuma tantissimo arte, no? Quindi io sono in giro a vedere mostre sempre, poi specialmente dopo la pandemia credo che le prime aperture non ho fatto altro che andare a tutte le gallerie possibili, tutti i musei e quindi è chiaro che faccio molte conoscenze, eccetera. Diciamo che la mia ricerca è più basata su se conosco un artista e sento che c'è un potenziale che non è ancora esplorato bene, sì che questa cosa mi attrae moltissimo, mi piace molto iniziare una discussione lì. Infatti te adesso, se non mi sbaglio, stai facendo percorsi di coaching artistico, spiegaci che cosa vuol dire. Ok, diciamo che nel mondo dell'arte non chiamiamo molto questa cosa coaching, però è l'unico modo forse per specificare che cosa vuol dire coaching, almeno come lo intendo io. Ma concetti e strumenti sono gli stessi, ne hai già citati diversi prima, quindi con i quadri poi arriviamo al vero. Quindi questo è un percorso di accompagnare gli artisti, no? E quindi prima di tutto ascoltarli e dire: ok, che cosa ha questo artista? Quali sono le sue forze? Che cosa gli manca? Dove possiamo discutere? Da dove possiamo tirar fuori il meglio? E quindi è un percorso di accompagnare l'artista con delle riflessioni, con delle domande, magari fatte, articolate in un modo diverso, no? Che a volte ci aiutano soltanto cambiando il tipo di domanda, ci aiuta molto ad avere una risposta. E così quindi li accompagno nel produrre un progetto artistico, che a volte possono essere delle cose anche piuttosto tecniche, come si scrive una proposta, no? Perché tanti artisti dicono: vabbè, mi voglio presentare a questa cosa, non so come si scrive. Quindi può essere una cosa del genere, può essere che un artista non sa parlare della sua opera, perché forse non ha chiarezza o perché non ha strumenti di public speaking, e non è che tutti dobbiamo averli, per carità, no? C'è chi è portato, c'è chi è ha un po' più di panico, no? Di parlare in pubblico, però di nuovo questa è un'altra delle cose che gli artisti devono fare, non è più come una volta che solo il critico parlava dell'artista, no, e ora devi vendere te stesso, devi parlare di te. E devi imparare a farlo con chiarezza, con onestà, con apertura. Io a volte accompagno gli artisti anche tecnicamente, però soprattutto nel avere chiarezza sulla loro ricerca. Che stai ricercando? Che cosa ti stai domandando? E se questa ricerca si riflette proprio esteticamente nel loro operato proprio artistico. Questo è un po' il modo in cui io accompagno gli artisti. Bello, bello. Lavori a Firenze, vero? Lavoro a Firenze e gestisco uno spazio insieme a un'altra artista, Francesca Morozzi di Bologna, e nel centro di Firenze, specificamente a Santo Spirito, dove facciamo appunto delle residenze artistiche, che vuol dire che gli artisti, anziché portare le loro opere già fatte, devono creare un dialogo con quel territorio, che vuol dire lo spazio, che vuol dire il quartiere, che vuol dire i codici culturali, che vuol dire la lingua, e cercare di capire come la loro ricerca può rientrare e dialogare all'interno di questo contesto. Lo spazio non è un white cube, come viene chiamato questo sistema, dove diciamo gli spazi sono ascettici e quindi sono muri bianchi e qualunque cosa può entrare. Lo spazio ha conservato la sua identità architettonica, erano le cucine del Palazzo Machiavelli, quindi c'è ancora un camino, c'è ancora un lavabo antico, c'è ancora un pozzo e ci sono tutte queste volte, no? Quindi non è uno spazio dove qualunque cosa può entrare, deve esistere un dialogo ed è un pochino mettere anche l'artista in una posizione scomoda, però necessaria. No, bravissima, davvero, bello. Bello, esatto, mettere in una posizione scomoda, verissimo. Faccio un passo indietro perché mi piace proprio che tu ci possa raccontare la tua preparazione, prima di una performance, a livello fisico e mentale, come ti prepari? E se ci puoi anche raccontare magari qualche esperienza che hai vissuto con qualche artista che magari ti ha ispirato anche. Ok, allora, ovviamente... Quando uno inizia, magari sei molto giovane, a fare, a tentare questa strada della performance, magari uno crede che è molto più semplice, no? E tante persone pensano che sia semplice, dice vabbè, stai lì, ti metti, fai la tua cosa. In realtà è molto complesso, fisicamente e anche mentalmente. Mentalmente forse è la cosa più difficile, devo dire, perché fisicamente le persone si possono preparare molto, e mentalmente è una cosa più complessa. Allora, tanti artisti, da Marina Abramovic a Maria José Arjona, che è un'artista colombiana che adoro tanto, con cui ho anche un'amicizia, lei è una grande performer, anche da lei ho imparato molte cose su questa preparazione. Allora, sicuramente Abramovic ti insegna un po' un estremo, che lei è una fra milioni che può fare... queste preparazioni estreme, meditazioni di silenzio di un mese intero mangiando soltanto un pezzo di pane e acqua. Ora io non sono a quei livelli, però Maria José Arjona fa dei digiuni di una settimana, cose del genere, no? Perché fanno sicuramente delle azioni di grande resistenza fisica. Le mie azioni non sono necessariamente lunghissime e quando lo sono comunque c'è una pausa, no? Per esempio ci sono state azioni di un mese, però accadevano durante qualche ora al giorno e non tutto il tempo, no? Okay. Però prima di un'azione, sicuramente quando io sento che tutta la chiarezza dell'azione è completa, perché questo è importantissimo, uno deve prevedere tutto, prevedere anche l'imprevedibile di quello che può accadere, il pubblico, la temperatura del posto, anche pensare dove sarai ripreso, perché questo è importante, la documentazione, no, per un performer. E poi una volta che accade questo, io faccio dei voti di silenzio, quindi praticamente inizio il voto di silenzio verso le 5 del pomeriggio e finisco nel momento del risveglio, quindi includo le ore del sonno. Dopo qualche giorno il voto di silenzio, che io lo consiglio a tutti quando hanno un momento magari difficile della loro vita, perché è molto interessante quello che accade anche nei nostri sogni, no? I sogni diventano molto puliti, li ricordi benissimo, no? C'è una sorta di lucidità mentale meravigliosa che accade con il silenzio. E vabbè, sicuramente bisogna anche cercare di capire che tipo di alimentazione vogliamo, no? Avere qualche giorno prima, perché se è un'azione di lunga durata, chiaramente dobbiamo essere leggeri, tranquilli. Quindi io evito tipo cose come le carni rosse, sicuramente... insomma, cose che possano irritare la nostra serenità. Però il silenzio per me è sicuramente il passo più importante prima di un'azione. Questa è la preparazione. Interessante. Questo me lo sono chiesto tante volte, vedendo anche proprio delle esposizioni vere e proprie di performance, e chiedermi come può veramente l'artista starsene per tante ore consecutive lì. Quindi preparazione mentale sì, e fisica stesso, scusa, anche solo un bisogno fisico di andare, cioè veramente incredibile. Per questo dico, cioè, è bene che venga trasmesso, e tu ce lo stai testimoniando oggi, di quanto sacrificio, quanto lavoro ci sia dietro per poter fare tutto questo. Assolutamente. Per esempio, quando lavoro con artisti che vogliono fare performance, vi faccio solo un esempio per capire. Una delle cose che io faccio fare come esercizio è guardare se stessi in uno specchio per mezz'ora. È la cosa più difficile del mondo. È veramente... stare mezz'ora a guardarci nello specchio. Sì, soltanto guarda te stesso nello specchio. È una cosa molto difficile, no? Perché poi viene una chiarezza pazzesca che non sempre riusciamo a reggere. E l'altra cosa è stare seduti. Stai seduto fermo mezz'ora, senza che niente che accada intorno a te possa disturbare la tua quiete. È molto difficile, poi c'è il dolore del corpo, che è importante, perché magari ci rendiamo conto che non sappiamo come sederci, perché abbiamo sempre la possibilità di rimuoverci, di riaccomodarci, no? Quindi vuol dire che non siamo veramente coscienti della necessità del nostro corpo. E quindi c'è tanta preparazione, però soprattutto consapevolezza. Bisogna essere così consapevoli del proprio corpo, no? Conosco anche chi magari pensa che per fare performance bisogna avere, no, il super fisico e quindi tutti i giorni faccio 3.000 addominali, eccetera. Cioè, questa è una scelta estetica, sicuramente, sanissimo fare attività fisica. Però se c'è troppo di quello e poca consapevolezza e non c'è un incontro potente fra la mente e il corpo, difficile, molto difficile. Fondamentale. Se ne rendi conto che quando guardi queste cose non ti puoi immaginare che c'è tanta preparazione dietro. Sì, tantissima, tantissima. Poi uno riceve anche... ciò che accade nel pubblico, no? Perché quando uno sta facendo un'azione pubblica la gente è lì, presente, parla, c'è chi si avvicina, quando sono anche azioni dove la gente può interagire, uno deve poter controllare ciò che sta accadendo, no? Perché magari le persone possono entrare, come faccio a far sì che la gente non entri nel mio spazio personale, no, nella sacralità del mio spazio. Quindi bisogna anche controllare gli altri, no? L'energia degli altri e non soltanto la nostra posizione o la nostra azione. Senza disturbarsi, esatto, senza fare che questo lo faccia perdere la concentrazione. Esatto, esatto. Anche perché può succedere qualsiasi cosa, si arriva un pazzo, viene, mi tocca e io non mi posso muovere, devo partire con il soldato sai quelli che stanno alla porta esatto. Su questo vi racconto una cosa potentissima che ha fatto Maria José Arjona, questa artista colombiana performer che veramente per me è un riferimento importante. Lei faceva un'azione dove la gente poteva levargli un piccolo diamante finto, chiaramente, che lei aveva in bocca. No, lei lo dava e la gente lo prendeva e poi andava via. Vabbè, l'azione è più complicata. In ogni caso c'è stato un momento in cui un ragazzo l'ha toccata impropriamente e lei, invece che dire "oh wow" eccetera, è stata una cosa incredibile, lei ha guardato questo ragazzo negli occhi, le ha preso la testa, le ha dato un bacio sulla fronte, lui è crollato, ha levato chiaramente le mani da lì e si è messo a piangere. Perché a volte queste azioni molto, no, ribelli in realtà nascondono un grande dolore, una grande solitudine, una voglia di essere riconosciuti, di essere visti, e lei gli ha dato l'affetto che magari a lui gli mancava. Quindi potente ciò che può accadere in una performance. Bene. Una cosa simile l'avevo vista anche con Marina Abramovic, quando ha fatto la sua performance seduta al tavolo. Sì, quando è arrivata a sorpresa Ulai. Esatto. Sì. Anche lì lei si è... bello. Potente. Senti, un'ultima cosa, poi il tempo passa, siamo già oltre i 30 minuti. Sì. Dai, un'ultima domanda, un tuo sogno, un tuo prossimo obiettivo. Allora, io sinceramente ho una sorta di quaderno, beh, ne ho tanti però ce n'è uno, dove ci sono tante azioni performative che implicano l'interazione con pubblici molto diversi, in luoghi diversi del mondo, che mi permettano magari di fare uno scambio di pensiero con altre culture. Credo che il mio sogno è poter permettermi, in tutti i sensi, tempo, economicamente, eccetera, di poter fare queste azioni in tanti luoghi del mondo, non, cioè, mi piacerebbe ovviamente viaggiare per tutto il mondo, Però questo è un sogno che ho importantissimo, che mi piacerebbe poter fare, perché credo che attraverso queste azioni potrei fare delle riflessioni ancora più profonde, comprendere meglio me stessa, l'essere umano e quindi gli altri, e poter imparare anche a dare in modo migliore, no? Agli altri, e così arricchire. Sicuramente, sicuramente. Wow, fantastico. Grazie. Che dire, Sandra, veramente grazie. Anche oggi abbiamo contribuito con la tua presenza, con la tua testimonianza ad alzare il nostro livello, quindi a dare tanto anche a tutti coloro che ci seguono. Quindi grazie veramente ancora e ti aspettiamo nuovamente, magari in prossimità di una tua nuova performance. Grazie. Daremo un'anticipazione. Molto volentieri. Grazie mille, è stato bellissimo condividere con voi. Scusatemi che mi sono dilungata un po', però è stato bellissimo. No, grazie. Potremmo continuare, purtroppo ora dobbiamo chiudere. Grazie di nuovo ancora. Grazie Adriana, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Settimana prossima. Ciao.